Possiamo andare? Non mi sento sicura. Aspetta, date pausa, mi soffio un attimo il naso. Eccomi. Ok. Riposa Abraham Alastor, deceduto il 13 febbraio 1699, factum fieri infectum non potest. Oh, bello, una lapide lungo un sentiero di campagna, è bello trovarlo così, ti ispira quella sicurezza, specialmente la notte. Bello. Vediamo di qua che cosa c'è. Quella creatura mi segue ancora. Bivio, sembra fermo, che sia distante. Se non ci fermiamo andrà bene. Me lo auguro proprio. Ah, mo dove ci andiamo? Andiamo per di qua. Sì, fatto bene, c'è qualcosa là. Vediamo. Che cos'è? Vediamo. Ah, un sole. Ci ha flashato e basta? Non è uscito niente? Scusami. Vai a vedere. Segreti. Ah, ecco, perciò dice molti sì, non l'abbiamo trovati. Dov'è il medaglione? No, eccolo. Vecchio amuleto del sole trovato accanto alla panchina del cimitero. Ah, ok. Va bene. Ok. E andiamo di qua allora. Sì, praticamente è un cimitero. Siamo all'interno di un cimitero allora. Basta ma fa giro giro tondo. Scusa, là è da dove siamo venuti. E quindi? C'è qua la strada? Scusami. Noi siamo venuti di qua, abbiamo girato a sinistra, là dobbiamo girare a destra. Andiamo di qua. Vero? No, in verità no, non c'è una mappa. Cos'hai? Ok, ma stiamo a fare giro giro tondo. Ma sono un attimo disorientato. C'è un cancello. No, ok, non abbiamo fatto il giro tondo. Ok, la strada è giusta. No, è una mappa, no, non c'è. Eccolo, Ale, è tornato. Bene. Però là nessuno jumpscare che mi ha fatto morire. Eccolo là. Come lo nomino? Ma c'ha pure i ferri infilzati dentro, non solo le catene. Va bene. Siamo di nuovo qua. Meglio allontanarci da quel ponte. Io dico di allontanarci il più in fretta possibile. Direi da che questo ponte orrenda non ha portato fortuna. Daniel e Taylor avranno avuto la stessa idea. Direi. Nascondiamoci presto. Va bene, nascondiamoci. Io quasi quasi mi farei sgamare. Vabbè, no. Ok, se ne va. Ah, ma quell'uomo là ha bevuto troppo, sta tutto piegato sulla vecchia bicicletta. Sembrava chissà quale mostro. Aveva bevuto troppo, stava piegato, ha perso l'equilibrio. Io dico che è meglio se non ci vede. In effetti, comunque non è che è tanto simpatico, quindi... Parliamo di quel che ha detto che quella dispiace. Donna prima che l'affogassero. La bambina va fermata. Direi. Parlava di come
fermare i processi alle streghe? Non ne sono sicuro. Coraggio, andiamo. Entrò a dare un'occhiata. Bravo, coraggioso tu. Bravo. Vai, vai, vai. Vai pure. Ma che ci fa le meniere stelle? Ah, ah, ma che ci fa lì il medico ieri sera? Ah, questi due veri sono rimasti separati dal gruppo un'altra volta. Come stai? Spero che quel mostro non ci stia seguendo. Beh, per me non si farà più vedere. E che cosa te lo dici? Infatti avevo intuito che ti riferisse a ieri sera, come era andata ieri sera, avendo detto che avevi più bevuto e mangiato. L'importante è che restiamo vicini. Sì, più preciso. Quanto vicini intendi? Ah, c'è un pensiero fisso tu, mamma mia. Così? È abbastanza ubriaco. Più vicina. Ancora un po'. Eccola, il guardone di turno che vede spia dai cespugli. Andiamo, facciamo andare avanti Taylor. Da buon maschio alfa farei andare avanti proprio lei. Non sento nulla. Ma mi se ne sei sordo? Opla. Lo storico di Little Hope, sentiero delle streghe. Incoraggiante, siamo sicuri di volerlo prendere? Lei pensa solo a quello, tutto il gioco non pensa ad altro. E mi sono accorto, non è la prima volta che fa... Non è che ti bevi una camomilla, Taylor. O tu fai una doccia fredda, anche per lavarti un po', si però... passa solo da qui. Il pensierino fisso, tu, Va bene. Vediamo un po' qua, ma questa l'abbiamo già vista. Museo, massacro, mappa di Little Hope, nostra città vista dall'alto. Ok, esecuzione, sito dell'esecuzione, il percorso storico, la chiesa, la casa di Tilly Jones, il museo, noi siamo qui e il Tilly Memorial è di qua. Ok. Bene, ma mi sa che l'ultima volta vedremo la mappa. Vuoi vedere? Vediamo. Sì, non c'è la mappa. Ok, secondo dovrebbe chiudersi un attimo in bagno e soddisfare. Vabbè, va, non la leggo la frase, dai, evitiamo qualcosa. Sì, i suoi bisogni fisiologici, espellere qualcosa da di lei che, diciamo, ok, possa farla stare più rilassata, magari un po' di mal di pancia, se ci capiamo. Il mostro potrebbe essere ancora qui, dentro all'acqua. È impossibile, ormai l'abbiamo seminato, per forza. Nulla. Vai avanti tu, ok? Tu pesi la metà di me. Vai per prima. Non attraverserò mai questo ponte pericolante. Se vuoi raggiungere gli altri. Ebbene, se salta quella fuori dal fiume, sì, la vede pure lei. Secondo me ha voglia le passa. Avanti, direi proprio di sì. Sarebbe un bel deterrente. Sì, d'accordo. Trova un modo per trovare gli altri. Metto un live e vedo dove stanno. Camminiamo, andiamo. Eccola là. Meglio della camomilla. Non proprio, però. Vediamo un po' che dice. Hai visto? Sì. Vediamo un po'. Questo è il luogo dell'esecuzione, tomba di una strega. Si ritiene che questa lapide
lapide indichi il luogo in cui fu sepolta la prima persona giustiziata durante i processi alle streghe di Little Hope. Bene, per questo posto proprio a quel risentimento, proprio fin dentro. Andiamo le radici, via. Le radici degli alberi, delle balla! E la la, oh la la, 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 la. Mary! Sono qui, Tabitha! Pur Tabitha. Tabitha, mi ricordo il nome di un'altra. Si trova qui. Quella bambina è malvagia. Direi. Non capisco. La mia adorata Amy lo ha rivelato giunta in punto di morte. Per porre fine al male, Mary deve essere fermata. Ah già, è vero, Ale. Se ha strani... Se ha strani orientamenti, può darsi che la paura le faccia aumentare la scarica di... Come l'hai ottenuta? L'ho creata con le mie mani. Lasciala a me per il tuo bene. A Little Hope covano in segretezza sospetti e tradimenti. Nessuno di noi è al sicuro. Io ti imploro, vorrei tenerla. Bambina proprio. Niente. I telefoni non vanno. Bene, questo significa che siamo intrappolati qui. Incoraggiante. Novità degli altri? No. Ma si poteva immaginare, essendo una città abbandonata. Spero stiano bene. È strano che l'autista non si veda. Dove può essere? Bella domanda. L'autista è proprio sparito. Eccola, bambina, un'altra volta. Perché non ci lasci in pace? Eccola. Credo... Sembra quasi che voglia essere seguita, sai? Sembrerebbe. Ma sì, seguiamola. Seguiamola, anche lei è coinvolta. Pensa a quelle due bambine. Voglio sapere. Una è del passato, mentre questa appartiene al presente. Ah sì? Magari la bambina che abbiamo visto è un'immagine speculare di quella del 17° secolo. Alla fine poco serve, penso, la mappa, no? In un gioco come questo. Se avessero preso questa strada, sarebbero qui. Fino a me come Resident Evil che puoi andare avanti e indietro comunque, secondo me ha dei passaggi obbligati. Ci aspetta. E quindi non puoi tornare indietro poi. O comunque ti dai il suggerimento che stai sbagliando. Ehi, aspettaci! Via! Ornacchia maledetta. Oh, una botola! Disgustoso. No, non è una botola. Restaci sopra, che può essere fracida. Ragazzi, e magari ci finisci dentro. Ci siete? A posto. Oh la 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 la. Bam, in fronte. Ti rompo il setto nasale e ti devi rivolgere al chirurgo plastico. Mi sa... ci siamo persi, Angela. No, non ho fatto in tempo. Porca miseria. Non lo avevo capito, era un tombino. Non mi veniva il termine. Abituato a essere una botola, mi è uscito botola. Fanno in modo che la selezione esce all'ultimo a tutto proprio per farti sbagliare volontariamente. Lasci dare fognature, va bene. Ma l'ho scoperto fuori dal mio display. Ok. Non si ferma. No, direi pure di muoverti un po' più velocemente, magari. Oh mio Dio. Ah.
all'interno di un tombino, chissà chi potrebbe mai esserci al di sotto un tombino. Ah beh, se parli con gli americani ci potrebbe essere coccodrilli. Fogne americane, famoso per esserci coccodrilli. Le famose belle leggende metropolitane. Oppure le tartarughe ninja con il maestro Splinter a sto punto. E no, con calma, tanto quella si struscia per terra, sta strascina. Quest'urlo non era incoraggiante. Angela! Merda! No!